Buonasera, bentrovati in diretta con il telegiornale di Telebari. In primo piano la politica questo pomeriggio a Villa Romanazzi-Carducci, l'incontro con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme con il generale Roberto Vannacci, candidato alle europee. Sentiamo le dichiarazioni di Vannacci intanto sulla politica rese a margine dell'incontro e una battuta anche sulla polemica in merito al vincitore di Eurovision, Nemo. Sentiamo. Sono un candidato indipendente nell'ambito di questo partito con il quale condivido tantissimi principi, il principio della patria, della sicurezza, della difesa dei confini, delle tradizioni, della famiglia, e vogliamo cambiare un'Europa. Quindi sarà poi la decisione dei cittadini, degli elettori, decidere per chi votare, quindi assolutamente non mi sento un papa straniero. Anzi, ci sono più legami che questioni che potrebbero magari non essere esattamente collimate. Di nessuna polemica, io ho espresso solamente un'opinione, d'altra parte è una figura molto eccentrica, no? È una figura che non si incontra per strada normalmente, e quindi ritengo che probabilmente rappresenti un modello che nella realtà non è facile vedere. Ed è per questo che a volte ci si chiede: ma cosa si vuole premiare? Una prestazione artistica oppure un modello che si vuole far assurgere alla normalità? E intanto il vice premier Matteo Salvini si sta spostando al comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito. Vi daremo aggiornamenti nel corso del telegiornale, magari riuscendo a recepire anche qualche dichiarazione. Ancora la politica, Matteo Renzi ha fatto tappa a Bari per il suo tour per le europee, ha lanciato anche una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Michele Emiliano. L'attacco emiliano parte da Bari. Abbiamo avviato una raccolta firme sul nostro sito per chiedere le sue dimissioni. Ad annunciarlo il leader d'Italia Viva Matteo Renzi nel capoluogo pugliese per il suo tour elettorale per le europee. Non lesina critiche al governatore d'Azione Movimento 5 Stelle che con i loro voti hanno salvato Emiliano dalla mozione di sfiducia presentata dal centrodestra. A innescare la scintilla però, tiene a precisare, non sono le inchieste giudiziarie ma la distanza su questioni come Xylella, Ilva, Tappe e Buona Scuola. Con Renzi anche l'ex ministra Teresa Bellanova e il presidente regionale di Italia Viva Massimiliano Stellato, entrambi candidati alle europee. Michele Emiliano ha fallito per le sue posizioni sul TAP, sull'ILVA, sulla Xylella. Michele Emiliano deve dimettersi, e chi ha salvato Michele Emiliano, a cominciare dai 5 Stelle, deve rendersi conto che finché ci sarà Michele Emiliano al governo della regione non ci sarà futuro per questa terra. Noi lo abbiamo sempre detto dal primo giorno e ora lanciamo una mozione di sfiducia non nelle istituzioni, nelle aule istituzionali, ma con una raccolta di firme. Sulle amministrative Renzi ha una posizione chiara, libertà di voto ai loro iscritti che possono scegliere di candidarsi, ma non ci sarà un sostegno nazionale. Il riferimento è al candidato Michele Laforgia, sul quale pende il no dopo la firma del referendum indetto dalla CGIL contro il Jobs Act, dando una connotazione politica alla coalizione. L'appello ai candidati: parlate di Bari, non di una legge di Renzi di 10 anni fa. Quando l'avvocato Laforgia ha scelto di firmare il referendum contro il Jobs Act, scelta del tutto legittima, come ovvio che sia, nel senso che ognuno è libero di fare quello che crede, seguito a distanza di 10 giorni dalla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, io ho visto plasticamente il bisogno di non fare una campagna sui contenuti e sulla città, ma di dare un valore politico ad alcune coalizioni. Chi di noi si candida alle comunali lo fa per un progetto su Bari che ha ragione di condividere. Noi rispettiamo le opinioni di tutti i nostri iscritti e dirigenti che vorranno schierarsi con chi riterranno più opportuno schierarsi, ma non possiamo sostenere una candidatura o l'altra finalizzato a fare una battaglia non per il futuro di Bari, ma contro una legge del 2014. E con Renzi anche l'ex ministra Teresa Bellanova, candidata alle europee nella lista Stati Uniti d'Europa, pronta a portare a Bruxelles le stanze della Puglia. Sentiamo. Beh, la differenza rispetto agli altri, voi l'avete sottolineato, è che ci mettete la faccia.
Sì, ci mettiamo la faccia perché riteniamo che c'è bisogno di più Europa, c'è bisogno di andare in Europa con competenze, con professionalità, sapendo che si va lì non per fare propaganda e per fare qualche comparsata televisiva, si va in Europa per rappresentare il territorio, per dire che questo paese ha bisogno di una politica agricola che dia respiro alle piccole e alle medie imprese, perché abbiamo la necessità di produrre buon cibo, cibo di qualità a prezzi accessibili ai consumatori. Si va in Europa per dire che c'è bisogno di un piano industriale che non metta in discussione la nostra manifattura e che anzi rafforza la nostra competitività a livello mondiale. Su Emiliano avete lanciato una campagna per chiedere le dimissioni. Chiediamo le dimissioni di Emiliano perché noi Emiliano lo abbiamo sempre contrastato. Io ricordo di aver fatto la mia prima dichiarazione per dire che Emiliano poteva essere un bravo amministratore della città di Bari, ma era assolutamente inadeguato a svolgere una funzione politica quando si candidò a segretario regionale del Partito Democratico nel 2007. Da allora non ho mai cambiato opinione, perché Emiliano è sotto gli occhi di tutti, ha una gestione notabilare della cosa pubblica, ha scambiato le istituzioni per un luogo di transumanza e il consenso che arriva all'allargamento della coalizione avviene sempre attraverso lo scambio di incarichi ed incarichi pubblici che ricadono poi sulle spalle di tutti i cittadini pugliesi. E nella sede del Partito Democratico la presentazione dei candidati alle europee. Il servizio. Abbiamo Antonio De Carlo, che è il sindaco dei sindaci in Italia, e poi tre giovani del Partito Democratico che rappresentano l'esperienza ma soprattutto anche la pluralità del Partito Democratico, perché sono tre giovani che rinnovano il Partito Democratico, non sarà solo l'europea ma anche in tutte le prossime competizioni elettorali. Metteremo in campo giovani alla prima esperienza che giocheranno la loro partita e cambieranno il Partito Democratico e in questo caso l'Europa. Io cercherò di portare l'esperienza degli amministratori locali, il mio slogan è primi cittadini d'Europa, perché voglio portare l'esperienza dei sindaci che ho rappresentato in questi anni nel luogo dove ormai si decide tutto, anche quello che accade nel cortile di casa nostra. Sono orgoglioso di farlo insieme a tre giovani della Puglia, sono orgoglioso di farlo con loro, anche se a dire la verità guardandoli mi sento vecchio. Quando sono entrato per la prima volta io qui nella sede del Partito Democratico ero io quello giovane, oggi però mi fa piacere accompagnarmi con loro nella nostra regione e portare il punto di vista degli amministratori, il punto di vista dei giovani che si sono misurati anche con la professione nella nostra regione. Avrebbero promesso facili guadagni ad alcune ragazze minorenni convincendole a prostituirsi. All'estate dalla squadra mobile di Bari 10 persone. Il servizio. Avrebbero fatto prostituire in strutture di lusso delle province di Bari e Bat alcune ragazze minorenni con la promessa di facili guadagni. È stata la denuncia di una mamma a far scattare l'indagine degli agenti della squadra mobile di Bari, sfociata oggi nell'esecuzione di 10 misure cautelari. I provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Procura sono stati eseguiti nel capoluogo regionale ma anche a Trani, Lecce e Roma. 4 donne rispettivamente di 35, 21, 25 e 24 anni, un 29enne e un 25enne barese sono stati arrestati e condotti in carcere con l'accusa di aver indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato la prostituzione di 3 ragazze minori, traendo un ingente guadagno delle prestazioni sessuali offerte a pagamento ad una pluralità di clienti. Per 2 clienti di 47 e 42 anni che, consapevoli della minore età delle ragazze, secondo gli inquirenti non hanno esitato a consumare rapporti sessuali con loro, in cambio di denaro sono scattati gli arresti domiciliari. Per un terzo di 55 anni e nei confronti di un 45enne barese, gestore di una struttura ricettiva nella quale tollerava, sottolinea una nota della questura, l'esercizio abituale della prostituzione, c'è l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le maggiorenni arrestate, il 29enne barese sfruttatore, attendevano in stanze attigue che le minorenni terminassero le loro prestazioni per ricevere personalmente il denaro dai clienti e corrispondere alle ragazze la quota loro spettante pari al 50% della somma ricevuta. Le indagini sono state avviate dalla squadra mobile di Bari nel marzo 2022 a seguito della denuncia presentata dalla mamma di una sedicenne che ha notato comportamenti anomali nella figlia e ha riscontrato la sua frequentazione con una maggiorenne presunta escort residente nelle Marche. A partire dall'ottobre 2021 le ragazze coinvolte, all'epoca sedicenni, sarebbero state adescate e introdotte nel mondo della prostituzione con la promessa di facili guadagni. Alcuni clienti avrebbero pagato centinaia di euro per singole prestazioni sessuali all'interno delle strutture ricettive.
E le indagini, lo ricordiamo, sono state coordinate dalla Procura e dai magistrati Matteo Soave e Ciro Angelillis, che hanno reso dichiarazioni a margine della conferenza stampa. Sentiamo. La chiave di lettura di questa vicenda, come di tutte le vicende di prostituzione minorile, direi anzi di prostituzione in genere, è sempre quella della prospettiva di facili guadagni per ragazze, che giovani ragazze che spesso non hanno gli anticorpi per impedire di essere veicolate da amicizie sbagliate all'interno di meccanismi perversi gestiti da persone senza scrupoli e gestiti, devo dire, anche in modo scientifico, no? Perché in questo caso abbiamo avuto un avvicinamento graduale di queste giovani ragazze verso questo meccanismo perverso, nel senso che erano prima di passare, diciamo, allo stadio della prostituzione vera e propria, erano impiegate come segretarie, cioè rispondevano al telefono, eccetera. Poi, naturalmente, che dire, in questi casi è chiaro che inevitabilmente la dimensione penale si intreccia con quella sociale, no? Quindi che è un aspetto che non interessa naturalmente questo ufficio, però non si può non rilevare come i social network spesso costituiscano una vera e propria vetrina di questo mercato del sesso, social network nei confronti dei quali è sempre più complicato, no? L'opera di controllo da parte di famiglie, genitori, educatori in generale. Quindi questo è un problema che si pone sul piano sociale e che naturalmente è a margine rispetto all'indagine vera e propria. Soltanto che in questo caso l'indagine però va anche detto, a proposito di contesto familiare e sociale, che questa volta l'indagine è partita proprio grazie alla probabilmente presenza di anticorpi ai quali facevo riferimento prima all'interno di una famiglia di una di queste ragazze minorenni, perché la mamma ha colto il cambiamento, no? Soprattutto del tenore di vita da parte della figlia, e quindi ha deciso di rendersi, come dire, protagonista, ha denunciato e quindi ha collaborato con le forze dell'ordine, e così come poi molto importanti sono state le dichiarazioni delle ragazze stesse che a un certo punto si sono rimesse dalla parte giusta e hanno consentito agli investigatori di arrivare alle loro conclusioni. Un presidio di libera questa mattina davanti alla Corte di Appello di Bari a sostegno della giornalista Maria Grazia Mazzola nel giorno della udienza di appello della donna che l'aggredì al volto. L'episodio risale al 2018. È inaccettabile che una giornalista sul suolo pubblico che pone domande, che fa un'inchiesta sui clan di mafia o su qualsiasi altro argomento, non è accettabile che venga aggredita e le vengano provocate lesioni permanenti. Il giudice di primo grado ha detto che io ho rotto l'omertà nel quartiere Libertà perché le organizzazioni criminali mafiose odiano il giornalismo d'inchiesta perché rompe l'omertà e il silenzio. Nel febbraio 2018 Monica Laera, esponente del clan Strisciuglio, già condannata in Cassazione, aggredì nel quartiere Libertà di Bari con un pugno al volto la giornalista del TG1 Maria Grazia Mazzola mentre svolgeva il suo lavoro nell'ambito di un'inchiesta sulle mafie. Un episodio che costò alla ERA un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di aggressione con aggravante mafiosa, lesioni e minacce di morte. La donna ha poi chiesto l'appello verso la decisione del tribunale e la prima udienza si è tenuta proprio questa mattina presso la Corte d'Appello di Bari. Per questo Libera Puglia, a sostegno della giornalista, ha organizzato un presidio in Piazza De Nicola, approfittando dell'occasione per rilanciare i temi della libertà di informazione e della necessità di maggiori tutele normative per i giornalisti. Che per noi la democrazia è la base della questione dell'antimafia sociale, la libertà, permettere a tutti di esprimersi, di comunicare, di relazionarsi. Per noi è fondamentale la libertà di stampa. Oggi come mai dobbiamo ribadirlo questo, e che nessun potere deve minacciare la possibilità della libertà di stampa. L'informazione libera è un'informazione al servizio dei cittadini, va affermato il diritto e il dovere delle giornaliste e dei giornalisti di fare il loro lavoro, per loro, ma soprattutto per i cittadini che sono i primi fruitori di questo servizio. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social, dove c'è per noi Italo Cinque Palmi. Italo, buonasera.
Buonasera Cristina, allora c'era anche il sindaco di Bari Antonio De Caro in rappresentanza del comune a sostegno della giornalista Rai Maria Grazia Mazzola, aggredita da una boss del clan Strisciuglio. Il processo d'appello ha confermato la condanna a 1 anno e 4 mesi per l'imputata. Bari è città libera e di libertà, ha detto De Caro uscito dall'aula, e con la sentenza di oggi questo concetto è stato riaffermato. E andiamo avanti, è stata fermata dalla polizia e condotta in carcere la 38enne di Taranto che all'alba ha coltellato il marito 41enne al culmine di una violenta lite avvenuta al rione Tamburi. La donna, dopo aver colpito il marito più volte al torace con un coltello da 30 centimetri, ha allertato il 118, poi ha chiamato i suoi legali e si è presentata in questura. L'uomo ha riportato diverse ferite, ma nessuna eccessivamente profonda. La donna ha sostenuto di aver agito d'impulso per motivi di gelosia, ma che non aveva intenzione di uccidere il marito. E chiudiamo nell'area marina protetta di Torre Guaceto. Per un anno non si potrà pescare. È entrato in vigore il divieto di pesca che blocca sia la pratica artigianale sia quella ricreativa fino a maggio 2025. Il primo caso in Italia di fermo annuale ha come duplice obiettivo la crescita della popolazione ittica e la diminuzione dell'impatto antropico sul mare. Il sistema di videosorveglianza nell'area protetta monitorerà possibili tentativi di pesca di frodo. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona serata. Grazie Itro, andiamo avanti con i nostri servizi. È stato installato a Bari il sequenziatore di DNA più potente sul mercato. Si trova nell'Istituto di Bioscienze del campus universitario. Noi abbiamo intervistato il professor Graziano Pesole, sentiamo. A Bari è stato installato il più potente e performante sequenziatore di DNA attualmente sul mercato. Cosa è in grado di fare e qual è l'impiego che potrà avere, per esempio, in medicina? Allora, questa è una piattaforma tecnologica che consente di determinare il profilo genetico di ogni individuo. Come sapete, il nostro patrimonio genetico è costituito da circa 3 miliardi di nucleotidi, quindi riusciamo con questo sequenziatore a determinare in un unico esperimento il profilo genetico fino a 100 individui per volta. A cosa serve tutto questo? Ci serve per praticare la cosiddetta medicina di precisione, perché in funzione del profilo genetico di ognuno rispondiamo in modo diverso ai farmaci e alle terapie. Quindi sulla base del profilo genetico di ciascuno è possibile, diciamo, ritagliare su misura il trattamento terapeutico, la terapia più appropriata. E in questo modo Bari è uno dei centri che in Italia, uno dei due centri, sarà, come dire, coinvolto nell'importante progetto europeo Genome of Europe, che ha come obiettivo determinare il profilo genetico di 500.000 individui sani del continente europeo, in modo da caratterizzare poi le mutazioni, perché se io non ho il background della popolazione sana non riesco a capire quali sono le mutazioni patogenetiche. Questo è molto importante per il nostro sistema sanitario, perché come sapete i costi, diciamo, del nostro sistema sanitario tendono a crescere, anche perché le terapie aumentano, i farmaci aumentano, quindi dobbiamo ottimizzare le procedure terapeutiche, e quindi questa, diciamo, nostra realizzazione potrà dare un contributo molto importante a questo obiettivo importante, che si colloca anche, ci tengo a precisare anche questo, in un grosso progetto della Regione Puglia che vedrà due poli, uno su Bari e uno su Lecce. Il polo di Bari, tra le altre cose, si occuperà di genomica e quindi servirà proprio a promuovere anche il nostro sistema sanitario regionale. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari la mostra Guarire e crescere attraverso l'arte delle donne. Maricla Pastore. Quello che vediamo oggi è il frutto di un lavoro di squadra, ci hanno lavorato un sacco di persone che hanno svolto con le donne vittime di violenza e tratta un percorso lungo, a tratti doloroso, ma sempre improntato verso un'unica direzione, riacquisire nuova vita e far sì che queste donne vengano riaccolte nelle nostre comunità. Un percorso immersivo nel dolore ma anche nel riscatto. Nell'area partenze dello scalo di Bari Palese di Aeroporti di Puglia è stata installata una mostra che racconta come ogni donna può rinascere dalla violenza. A guidare il pubblico un filo rosso che richiama da una parte la natura tessile dell'esposizione e dall'altra il colore rappresentativo della violenza di genere. Una immersione nel dramma delle donne ma anche nella loro rinascita, e non a caso si intitola Guarire, crescere attraverso l'arte delle donne. 17 per le esattezza, italiane e straniere, vittima di tratta e violenza domestica. L'idea è dell'artista argentina Belen Basombrio ed è stata sostenuta dalla Fondazione Antimafia Sociale Stefano Fumarulo, che l'ha realizzata in collaborazione con l'associazione Giraffa.
L'area partenze dello scalo barese di Aeroporti di Puglia non è un luogo scelto a caso per l'allestimento della mostra, si tratta infatti di un posto di ripartenza nel quale riflettere su un tema di grande attualità come quello del contrasto alla violenza di genere. Questo è un lavoro di squadra e che io sono solo la semilla, il seme che fa germinare il progetto, ma è un lavoro di tutti i doni. Grazie a Belen abbiamo potuto mettere insieme donne di declinazioni di violenza diverse. E hanno subito familiarizzato, hanno fatto un percorso insieme e hanno realizzato dei pezzi di vita trascorsa tramite gli oggetti che Belen ha creato, ha pensato, come dice lei, ha germogliato e ha insegnato loro per realizzarli. Si coglie anche l'opportunità di far conoscere il sostegno appunto a questi temi rispetto al fatto che nei prossimi mesi da qui passeranno circa 2 milioni di passeggeri per tutta la durata della mostra e quindi portare anche all'esterno l'orgoglio di poter fare queste attività in Puglia. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione che ci riportano sulla cronaca. 14 misure cautelari eseguite dai carabinieri a Minervino Murge nell'ambito di una vasta operazione antidroga e particolari da Massimo Pillera. È la seconda operazione a Minervino nell'arco di 2 anni, insomma un bel primato. È un primato, ma quello che tengo a sottolineare è che con la sensibilità informativa prima di tutto siamo riusciti a intercettare quelli che sono i bisogni del territorio, una comunità sana, una comunità laboriosa, una comunità anche molto bella che aveva dei problemi, siamo riusciti a circoscrivere con l'aiuto anche delle istituzioni locali, di tutta la cittadinanza che insomma è una cittadinanza collaborativa, siamo riusciti, come ho detto, a evidenziare, a togliere dal territorio quelle che erano questo tipo di problematiche. Una piazza di spaccio è rimane una ferita aperta in una comunità perché porta non solo vendita di sostanze psicotrope, ma porta anche altri tipi di problemi nel sociale e nella crescita di una comunità. E la contestazione che viene fatta è quella di spaccio in concorso, per cui non possiamo parlare di una realtà organizzata. Naturalmente c'erano delle dinamiche che una filiera organizzata di vendita e di commercio di sostanze stupefacenti, ripeto, non porta solo problemi di sostanze stupefacenti, c'è tutto un indotto criminale che va a ledere il libero esercizio della società che ci porta ad attenzionare questo tipo di fenomeni. Andiamo a Foggia invece, dove è tutto pronto per l'Euasiadi, la manifestazione che coniuga sport e solidarietà. Il servizio di Nicola Saracino. Tutto pronto a Foggia per le Oasiadi 2024, la manifestazione che coniuga sport a solidarietà, organizzata dall'associazione A un passo da te Onlus in collaborazione con Unicef Foggia. Sabato al campo scuola CONI parteciperanno comunità educative, scuole, centri di riabilitazione e famiglie con diverse discipline sportive, dalla scherma alla danza, passando per lo yoga, il padel, l'atletica, il tennis e i giochi a squadre. Vedremo una nuova edizione delle Siadi, siamo alla 7ª edizione e devo dire che noi siamo veramente tanto entusiasti per la partecipazione e la volontà dei ragazzi, delle comunità, dei centri. Quest'anno sono stati invitati anche i centri che ospitano i minori stranieri e noi siamo veramente molto molto contenti, abbiamo raggiunto un numero di iscrizioni vicino alle 800, lo sport è vicinanza, lo sport può aiutare la nostra città anche a rialzarsi, a portare delle note positive. Nella manifestazione si inserirà anche un'iniziativa di un progetto più ampio a livello culturale. Collaboreranno infatti alla realizzazione della giornata l'Accademia delle Belle Arti di Foggia e l'associazione Music Air con attività laboratoriali. Benissimo, adesso ci colleghiamo subito con la nostra Alessandra Bucci dal comitato elettorale del candidato sindaco Fabio Romito, dove è appena arrivato il vice premier Matteo Salvini. Alessandra, vengo da te. Eh sì Cristina, è appena arrivato il vice premier e ministro Matteo Salvini, adesso il taglio del nastro davanti al comitato del candidato unitario di centrodestra Fabio Romito, adesso si stanno posizionando per rendere le loro dichiarazioni e quindi partiamo subito, adesso il tempo per sistemarsi e partiamo subito. Ministro, le chiedo subito che partita è a Bari, se può essere considerato un test nazionale.
è fondamentale per i baresi. Noi non usiamo Bari o la Puglia per fare esperimenti di laboratorio politici o partitici a livello nazionale. È fondamentale perché è una città straordinaria, con energie e imprese straordinarie, che diciamo nell'ultimo periodo è stata al centro delle cronache, non per la sua bellezza e la sua forza, ma per altro genere di problemi. Quindi avere finalmente, dopo tanti anni, un centrodestra compatto, rinnovato, coerente, con le idee chiare, insieme a un governo che su Bari e sulla Puglia sta investendo tanto, e penso solo all'alta velocità Roma-Napoli-Bari, che sto seguendo personalmente, che a lavori ultimati porterà i baresi a poter scegliere il treno e in 3 ore arrivare a Roma, in 2 ore arrivare a Napoli, insieme ad altre tante infrastrutture che stiamo seguendo. Non vedo l'ora che arrivi il 9 giugno, perché quella che la sinistra pensava una partita già chiusa, già vinta, è una partita assolutamente aperta, e questo per noi è emozionante. Abbiamo scelto un candidato che ama la sua città più di ogni altra cosa, quindi scelta migliore non poteva essere fatta. Un giovane candidato della Lega qui a Bari al Sud, però non c'è il simbolo della Lega, come mai? Ma io vado alla sostanza, non alla forma. Ci sono tanti candidati, tante ragazze, tanti ragazzi, tanti professionisti che credono in un'idea di città. Fabio non ha mai nascosto di essere iscritto alla Lega, come tanti altri amministratori pugliesi che ho incontrato anche oggi in altre province. Noi abbiamo candidati a Bari, a Potenza, a Cagliari, abbiamo amministratori in Sicilia e in Calabria, e abbiamo non una ma 3 liste che fanno riferimento a Fabio e alle nostre idee in questa città. Però ripeto, prima dei partiti, prima delle coalizioni, prima degli equilibri, prima dei posti in giunta, viene Bari, il futuro di Bari, che non solo è un capoluogo di regione della Puglia, ma è un capoluogo di regione del sud, del mezzogiorno, e qua veramente potrà partire un rilancio economico che tanti attendono. Romito le ha già chiesto qualcosa nel caso in cui le urne dovessero incoronarlo sindaco? No, cosa mi chiede? Ho poco da dargli, no? Sono io che gli chiedo, non ho bisogno di chiederlo, però di metterci tutto se stesso, perché è una sfida affascinante, lo dico io che ho fatto per 20 anni il consigliere comunale. Amministrare la propria città è il sogno più bello, probabilmente anche più sfidante, emozionante, che non fare il ministro, il vicepresidente del consiglio, l'europarlamentare. Fare il sindaco vuol dire la carne, vuol dire avere l'ufficio aperto dalla mattina alla sera e risolvere i problemi. Io penso che Fabio ne abbia tutta la competenza, anche perché è intorno a una squadra che comprende tutte le anime del centrodestra, che diciamocelo fra di noi, negli anni passati in Puglia ha sempre litigato, si è diviso, eccetera eccetera. Questa volta c'è una compattezza che per i cittadini è una garanzia in più. Centrodestra in Puglia ha presentato una mozione nei confronti di Emiliano, le eventuali dimissioni di Totti in Liguria sarebbero invece una resa. Come si conciliano queste posizioni? No, io penso che in Italia chiunque sia colpevole se condannato in un'aula di tribunale, non se indagato, spiato, intercettato, dossierato. Il Consiglio regionale ha votato, e quindi evviva la democrazia, ha votato, e quindi prendo atto del voto. Io le contestazioni che faccio a Emiliano sulla non gestione di alcuni temi in Puglia, e penso al tema della sanità, del diritto alla salute, fra tanti, non ne faccio questioni giudiziarie o di altro tipo, e non ritengo che il governatore della Liguria debba dimettersi in base a degli articoli di giornale e delle intercettazioni. Spero che la giustizia si faccia presto a dare una risposta sia a Bari che a Genova, perché è diritto dei cittadini di Bari e di Genova capire se qualcuno ha sbagliato, non in base a qualche articolo di giornale, a qualche foto o a qualche post sui social. Poi allora ringraziamo la nostra Alessandra Bucci, ringraziamo anche voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.
Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione attraverserà parte del nostro territorio. Infatti dalla grafica della nuvolosità vedremo molte nubi presenti principalmente al centro-nord. Queste nubi daranno luogo a delle precipitazioni concentrate soprattutto sulle regioni settentrionali e anche sul medio versante adriatico. In definitiva la giornata di martedì sarà caratterizzata da un contesto ancora una volta instabile al nord Italia, con fenomeni da segnalare anche su parte del centro, fenomeni concentrati soprattutto sull'Appennino centrale e sul medio versante adriatico. Altrove avremo nubi alternate a schiarite. Contesto climatico che sarà comunque mite principalmente al centro-sud, al nord valori in calo, comunque compresi tra i 16 e i 23 gradi. Tutti i dettagli come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.